amici di Penne e Calamaio, benvenuti in questa nuova puntata. Oggi a tenerci compagnia c'è Jessica Bellina. Jessica, benvenuta. Ciao, ciao a tutti. Allora, iniziamo con la prima e più temibile domanda. Chi è Jessica nella vita di tutti i giorni e chi è Jessica scrittrice? Allora, Jessica scrittrice nella vita di tutti i giorni è un'impiegata. Al momento, da diversi anni, io lavoro nell'ambito della sicurezza sul lavoro, mi occupo dei corsi di formazione. Ho fatto vari lavori, in realtà, che mi hanno portato a questo. Sono state tante esperienze, ma molto belle, molto valide, che mi hanno anche aiutato a scrivere nel tempo. E inoltre sono rappresentante del gruppo storico del mio paese, abbiamo una rappresentazione medievale qui a Gemona del Friuli. Amante delle camminate, del cibo, dei riposi, della lettura, ma soprattutto del cibo, direi, sì. Questa è Jessica, in poche parole. Chi non ama il cibo? Dimmi se c'è qualcuno. Sì. Ma infatti mi vedete quasi pronta per una passeggiata, perché ci devo mangiare dopo sopra, e allora io ci cammino così posso andare a farmi la mia passeggiata. Giustamente. Senti, invece la Jessica scrittrice è molto diversa dalla Jessica di tutti i giorni? Allora, la Jessica scrittrice ha iniziato a scrivere 15 anni fa e in realtà, rileggendo quei libri che io ho scritto all'inizio, vedo una crescita. La Jessica scrittrice non è così diversa, in realtà nei miei libri, in alcuni personaggi riporto alcuni tratti, anche i cambiamenti di lavoro, di classe, ok, mi hanno portato comunque a conoscere tante persone e questo penso che mi sia stato tanto, tanto utile. I libri che ho pubblicato, come quello di cui andremo a parlare, l'ho scritto a circa 16-17 anni, però l'ho pubblicato solo l'anno scorso. Quando l'ho riletto ci ho sorriso un pochettino sopra, perché ovviamente a 30 anni la concezione di certe cose è un pochettino diversa. E invece ho detto no, lo lascio così, perché se l'ho scritto così un motivo c'era a quell'età. Così ho visto in realtà un pochettino la mia crescita e quindi in realtà sono cresciuta con i miei libri e i miei personaggi. Senti, ma ce n'è uno che puoi definire la Jessica di carta a tutto tondo? Cioè il tuo alter ego all'interno di uno qualsiasi dei tuoi libri? In realtà c'è un progetto un po' grande che io avrei dietro i miei libri e in realtà posso anche dire che c'è qualcosa di mio all'interno dei libri, anche in Celeste, la protagonista di questo libro, che effettivamente una ragazza ha detto che è acida e a quanto pare devo avere questo piccolo tratto un pochettino acido. Ogni tanto magari mi scappa qualche risposta un pochettino più pungente, però può esserci questo piccolo tratto qua. Però anche la positività che ha lei come personaggio, magari in quegli anni non ce l'avevo, l'ho imparata penso proprio da Celeste negli anni, quindi un pochettino qualcosa l'ho portato da lei invece che portarlo io al mio personaggio. Beh, anche questo è un modo di evolversi, no? Mm-hmm, sì, soprattutto rileggendolo dopo, quindi sì, fa veramente un sacco piacere. Senti, noi siamo arrivati quasi a metà della nostra chiacchierata, direi di ascoltarci un brano di Emanuele Aloia, che è Il bacio di Klimt. Che ne dici? Sì, assolutamente. Allora, linea alla regia. Amici di Penne e Calamaio, rieccoci di nuovo in diretta, di nuovo con Jessica Bellina, che appunto stava parlando un po' di come i suoi personaggi abbiano influenzato la scrittrice e non la scrittrice ha influenzato i propri personaggi. Senti, vuoi raccontarmi un po' di quest'ultimo libro? Allora, questo è il secondo libro che ho pubblicato. L'ho pubblicato a seguito di un concorso per quanto riguarda la scrittura fantasy a livello nazionale con la Giovane Holden. Sono arrivata fra i finalisti e mi hanno chiesto di pubblicarlo, per cui mi sono buttata in questa avventura. Io sono una scrittrice urban fantasy, premetto, per cui mi piace mescolare i tratti del fantasy, quindi personaggi fantasy, il vampiro, la strega, il lupo mannaro, all'interno della nostra realtà, per dare un po' quel pizzico di magia a quello che noi vediamo intorno a noi, perché penso che comunque ci sia sempre qualcosa di, cioè che sia bello trovare quel qualcosa di magico intorno a noi, anche per poter un po' passare oltre alle nostre giornate, che ogni tanto sono un po' monotone. E a differenza del primo libro, che parla solo di streghe e
per questi due libri, i personaggi al momento non si incontrano. Questo libro parla dei notturni in generale, li ho definiti così, sono tutte quelle creature magiche che vivono la notte. E in questo caso parliamo di Celeste, una ragazza di 17 anni, molto positiva, è simpatica, ha diversi amici, ha problemi a scuola, non è molto brava a scuola, ci sono anche i suoi problemi per quanto riguarda il suo essere strega. Per cui in questo libro c'è una crescita da parte del personaggio in cui dovrà prendere una decisione che prenderà al termine del libro a seguito di tutto quello che le accadrà, ma il bello di tutto questo è vedere la sua positività nonostante tutto e il fatto che comunque vadano le cose non sia mai sola. Ci sarà sempre qualcuno ad accompagnarla. Io ho scelto dei personaggi un po' magari peculiari, ho scelto Federico, un cacciatore molto bello ma con un grandissimo ego, e Giacomo, un ragazzo molto timido che non ha una grande prestanza fisica ma che comunque cerca di fare del suo meglio, cerca comunque di poter emergere in qualche maniera. E dopo ci sono tutti i personaggi, tutti gli amici di Celeste che fanno parte della sua congrega di streghe. E ho voluto un pochettino trattare con momenti un pochettino più simpatici, ci sono molti scambi di battute, a me piace il discorso diretto, per cui ci sono un sacco di scambi di battute. Ho voluto trattare un pochettino i problemi della vita quotidiana dei ragazzi alternandoli alla storia un pochettino magica. In realtà questo libro non termina qua, ci sarebbe un seguito. Questa è praticamente la scelta di Celeste e la sua crescita per poter arrivare a questo punto. Sembra quasi che sia tutto segnato per certi versi, ma in realtà è lei che ci arriva da sola. Non da sola nel senso che lei vuole fare tutto da sola, ma perché tutte le cose la portano comunque a meditare, a pensare, un po' proprio come la crescita dei ragazzi. Ovviamente tutto ciò non senza qualche errore, magari lei appunto ha quel vizietto di uscire la notte da sola, le capita magari di fare qualche brutto incontro, tipo il vampiro la notte, va nelle discoteche, sa benissimo di non dover bere alcolici ma lo fa lo stesso e così via. Ci sono delle piccole cosette per poter arrivare al termine di questo libro. Diciamo che poi alla fine è la vita di un adolescente comune ma straordinaria allo stesso tempo. Esatto, esattamente. Senti, al momento stai già lavorando a qualche... cioè, so che da come hai parlato hai già scritto tanto, ma stai rileggendo qualcosa al momento? Oppure stai scrivendo qualcosa di nuovo? Allora, ti dico in poche parole, il mio progetto è il fatto che il Friuli, io adoro la mia terra, è una terra bellissima, molto verde, io amo il verde, la montagna, la natura... però è molto piccola comunque nel suo, non siamo così tanti come in Friuli, per cui mi sono detta è un po' difficile che personaggi non si possano conoscere. Nel tempo io ho scritto tipo una quindicina buona di libri e per cui un giorno o l'altro questi personaggi si incontreranno anche. Adesso ho soltanto voluto con i miei libri dare là e farvi sapere qual è il mondo che io ho creato, ma in realtà ci sono tantissime altre cose dietro che riprenderanno anche delle cose che sono successe qua in Friuli, perché poi crescendo ho iniziato anche a studiare un pochettino la storia della mia regione e alcune cosette particolari che hanno appunto a che fare anche col mondo dell'occulto. In questo momento io ho riletto la seconda parte della storia di Celeste, comunque la scrittura è una delle mie grandi passioni che non mi ha mai lasciato, per cui continuerò comunque a scrivere. Beh, un progetto bello, bello ambizioso e ti auguro veramente di mettergli un bel vestito, perché poi alla fine è quello che si fa con i libri, e ti auguro appunto di pubblicarlo tutto e al più presto. Me lo auguro anch'io, se ci risentiamo. Assolutamente sì. Senti, ma sei una scrittrice ordinata o disordinata? Nel senso, mi spiego, quando tu scrivi ti segui proprio alla lettera una scaletta che ti sei fatta, oppure scrivi quello che ti capita, dove ti capita e quando ti capita, e poi alla fine fai il lavoro di taglio e cucito?
No, io scrivo assolutamente di cuore, non seguo, non ho mai seguito niente. Mi è stato chiesto più volte se io ho fatto dei corsi e la scrittura è il mio modo di esprimermi, è il mio modo di trovare il mio spazio, il mio momento. Io penso che comunque ogni artista sia il suo piccolo mondo, quello. Io ho creato il mio e le regole sono le mie, sinceramente. Per cui quando io inizio a scrivere vado di getto, assolutamente di getto, e poi tutto quanto prende forma. Io quando inizio a scrivere i primi capitoli di un libro non ho idea di dove andrò a finire. Quindi anche in questo caso non sapevo dove sarei andata a parare. Io al momento so come finirà, cosa succederà e a chi succederà che cosa. Però posso assicurare che io appena ho iniziato a scrivere non lo sapevo, e così è anche per il libro che sto scrivendo adesso. Io sto proseguendo, ma non ho idea di dove arriverò. E penso che questa sia la cosa più bella, sinceramente. Assolutamente sì, sono d'accordo con te. Senti, ma i tuoi personaggi sono ubbidienti o sono degli anarchici? Nel senso che appena li tratteggi, poi basta o niente e prendono loro il comando decidendo di testa loro cosa fare. Il bello di scrivere è il fatto che magari tu ti fai anche un'idea, perché comunque lo immagini e dici potrebbe essere fatto in questa, questa e questa maniera, ma proprio come le persone, quando le conosci e si dice l'abito non fa il monaco, per qualcuno sì, ma per qualcuno no, per cui in realtà resto sorpresa anch'io di come vanno a finire certe cose, perché giustamente da qualcuno ci si aspetta che certe cose continuino in una certa maniera, perché la mentalità è quella e si rispetta una persona per quello che Ascolta, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata e ti devo fare due ultime domande che forse sono anche le più importanti. La prima è dove i nostri ascoltatori possono trovare i tuoi libri e la seconda è dove possono seguire te come autrice. Ok. Allora, i miei libri, in particolare in questo caso Il tocco della notte, lo potete acquistare online sia sul sito della casa editrice che la Giovane Holden Edizioni. In alternativa potete trovarlo comunque anche su Amazon, IBS, Mondadori, sia in ebook che in formato cartaceo. Stessa cosa vale per il primo libro che ho scritto, che è Il lato magico, il rituale del benandante, sul sito della casa editrice Chimeriche Edizioni, oppure si può comunque con una ricerca trovare anche sempre su Amazon, IBS, Mondadori, Feltrinelli, sempre in ebook o in formato cartaceo. Invece per qualunque informazione mi potete contattare su Instagram, e la mia pagina è Il lato magico di Jessica Bellina, oppure su Facebook Jessica Bellina, scrittrice. Ecco, vi abbiamo dato tutti i riferimenti e a me non resta altro che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata e ringraziare Jessica per averci tenuto compagnia. A Grazie presto! a voi, a presto, ciao!